Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo tutorial. Ragazzi, in questo nuovo video vi spiego come ottenere le zampe di gallina in salamoia dorata. Innanzitutto vi inizio a dirvi che vi servono gli ingredienti giusti per creare queste zampe di gallina. Quindi vi servono i volatili, aquile, pinguini, qualsiasi uccello che vi droppa la zampa di gallina a quattro dita, e quello che vi droppa anche le piume, però le piume non vi servono per creare queste zampe di gallina in salamoia dorata. Quindi cominciate a uccidere qualsiasi volatile che vi dà la zampa di gallina a quattro dita. Come ho detto, ci servono gli ingredienti, quindi ci serviranno anche le lucciole d'oro e il frutto di l'uovo, un frutto rosso che si trova in questa terra in un cespuglio, tanto ce ne sono veramente a migliaia. Una volta fatto, ragazzi, dirigetevi proprio qui, mi sembra da questa parte più sotto, c'è un laghetto, eccolo qua questo laghetto, qui ce ne sono veramente tantissime di lucciole d'oro, ma non solo anche sui laghetti, ma potete anche trovarle addosso a dei cadaveri, sì, dei cadaveri, gente che ammazzate vi danno anche queste lucciole d'oro. Sono finite. Una volta ottenuto queste lucciole, ritorniamo indietro al primo passo e io comincio a prendere questi frutti di roba, dando, come ho detto all'inizio, ce ne sono veramente tantissime in questa terra, una terra ricca e piena di fiori, alberi, ricca veramente di tanti di questi frutti di roba. E poi, una volta fatto, io vado nel palazzo di Mogwin. C'ho una guida su come arrivarci qua, quindi come arrivare. Io adesso creo queste zampe di gallina in salamoia dorata. E non solo, io adesso busto le mie rune con lo scarabeo d'oro. E di questo ne parleremo nel prossimo video. Quindi questo è il tutorial che io ho realizzato tempo fa per arrivare in questa terra. Fare delle missioni per un tizio che poi vi darà delle dita. Voi dovete invadere un mondo, una volta fatto andate da lui. È un casino, però vi consiglio di guardare la guida che sta in alto a destra. Un attimo che equipaggio la mia spada e comincio a farmare rune. Grazie a questo incremento di boost delle rune sto ammazzando questi uomini rossi. 118.000 rune, io sto nel terzo viaggio e da quello che ho capito hanno diminuito le rune su alcune creature, ma anche sui boss, veramente hanno diminuito le rune anche sui boss. Già. 208.000. Comunque, se siete interessati, ragazzi, c'ho un video dove ho mostrato questo glitch su come ottenere quasi 1 milione di rune grazie a questo incremento, scalando così queste rocce. Ho strappato questa zampa di gallina ed eccola qua. La strappo il scarabeo d'oro e mi butto da qui. Io non muoio, non crepo, quindi aspetto un paio di secondi, in tutto sono dai 30-40 secondi, e tutte le rune che ho fatto grazie a quegli omini rossi, da 220.000 io arrivo quasi a 700.000 rune. Quindi, come ho detto, grazie a questo incremento scarabeo d'oro, la zampa di gallina in salamoia dorata, ottengo veramente un botto di rune. Guardate. Ecco. Un altro po', un'altra spintarella e arriviamo a 700.000. Quindi, se siete interessati, ho fatto una guida. La trovate sul canale di un giorno fa, due giorni fa, tre giorni fa. Beh, dipende. Quindi sta sul canale oppure in alto a destra. Ce ne sono veramente tantissimi. E poi io ritorno indietro, apro la mappa e ritorno indietro. Ci sono veramente tantissimi di posti dove fare rune. Veramente tante tante rune. Io sono appena arrivato al livello 302. Farmando così. Senza neanche stancarmi, senza neanche ammazzare boss. Solo facendo questo, glitch e omini rossi. Anche se è un po' noioso, però voglio livellare
ammazzare un boss in meno di 5 secondi. Quindi io spero tanto di esservi stato d'aiuto in questa nuova guida, ragazzi. Vi consiglio di iscrivervi al canale, di attivare la campanella, di lasciare un like per i prossimi tutorial. E noi, ragazzi, ci vediamo ad un prossimo video. Oh, 917.000 rune. Io adesso livello. Quindi ciao ragazzi, ciao!